Un momento tradizionale che ritorna, quello del gemellaggio tra Valperga e Sant'André, cittadina francese, una domenica mattina molto particolare, siamo qui con Walter Sandretto, sindaco di Valperga, che ci racconta appunto di questo appuntamento dove le due in realtà tornano a stringersi la mano. Sì, infatti, eh, buongiorno a tutti, è un momento molto importante perché comunque portiamo avanti un discorso che qua è nato nel 1989, quindi dall'attuale sindaco Giolitto e quindi noi siamo ben orgogliosi di portare avanti questa, eh, questa diciamo, questa questa tradizione, nel senso che uno scambio inter interculturale praticamente tra, tra Francia e Italia, tra questi due paesi, e visto che a 2020 quando noi siamo, ci siamo insediati col Covid e tutto quanto non si è potuto fare niente di che, adesso le cose stanno riprendendo, quindi cerchiamo di, 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 di portare avanti quello che eh, le tradizioni sono valperghesi, sono importanti, ma anche per, soprattutto per far vedere tutti i nostri monumenti belli che ci sono qua a Valperga, perché è importante far vedere Campanile, San Giorgio. La nostra pinacoteca, il nostro teatro e poi dopo faremo una tappa, eh, diciamo anche conviviale, ma eh, di, di praticamente di grossa importanza. Andremo a Belmonte e faremo visitare tutto il patrimonio unesco, quindi è un orgoglio da parte mia, da parte di noi Valperghesi, comunque eh, far visitare tutto quello che c'è. Eh, anticipando le domande che magari voi mi poteste fare, siamo in un momento particolare anche di, di tensioni diciamo, internazionali, ma noi eh, siamo di sopra di tutto, nel senso siamo due paesi che eh, camminano mano a mano, quindi quello che purtroppo accade a livello nazionale oppure internazionale, eh, è importante, ma noi cerchiamo sempre di, 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 di comunque portare avanti quello che è giusto, che è la pace, far modo che praticamente tutti, diciamo, tutti i paesi siano uniti e anche Francia e Italia, secondo me il fatto che sono proprio confinanti, è anche giusto comunque che si stringono una mano. Poi quello che possa accadere a livello politico faranno quelli più alti di noi, questo è sicuro diciamo appunto l'importanza anche di tornare a ritrovarsi dopo questi due anni difficili di pandemia. Un messaggio importante che parte da Valperga e che si irradia tutto il resto del Canavese, del Piemonte, ma anche dal resto del mondo. Sì, effettivamente è importante far capire che comunque eh, la pace è, è, deve essere sovrana da tutte, tutti i continenti, tutti i posti, quindi specialmente tra, tra zone europee, quindi eh, questa cosa era partita comunque prima, perché l'abbiamo organizzato prima di quello che potesse essere questi inconvenienti, ma speriamo che al più breve tempo possibile i, diciamo, i nostri stati maggiori eh, anche loro si tengono la mano e, e vanno a smorzare tutte queste situazioni delicate e brutte. Perché, comunque, ci sono anche persone di mezzo, quindi sarebbe meglio che, eh, cioè sarebbe bene che, comunque, eh, questi tipi di, di, di assi vengano a, a concludersi, a finire in modo di, 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 viaggia, di viaggiare tutti a braccetto. Anche perché non dimentichiamo che a due passi da noi c'è una guerra e quindi speriamo che finisca prima possibile perché questa guerra veramente non ci andava perché dopo il periodo Covid, dopo tutto quello che abbiamo vissuto, eh, ci ha ancora diciamo, devastati ancora di più a livello economico e tutto quanto, quindi la pace è veramente importante perché ci porterebbe la stabilità a tutti. Eh, oggi è una delegazione appunto francese che viene a Valperga, avete già organizzato eventualmente una trasferta valperghese in quel di Sant'André? E al momento no, questo è proprio un modo per eh, di, diciamo, riaprire un, un approccio nuovo eh, nei confronti tra, le due, tra i due paesi. Eh, oggi a tavolino ci metteremo d'accordo per poi fare le cose ufficiali, magari chissà, noi magari li inviteremo a settembre con, eh, con il periodo della nostra, della nostra festa patronale e poi vedremo con loro quello che potremo fare. Sicuramente andremo anche a trovare loro. Graziano Cortesi, attuale assessore del Comune di Valperga, nel 1989, all'epoca del gemellaggio, era un ragazzino. E come ricorda quel momento e come vive, a distanza appunto di quegli anni, questo ritorno degli amici francesi? Buongiorno a tutti, innanzitutto eh, devo dire che sono molto contento di questo quest evento che si tiene oggi a Valperga perché mi sento un po' promotore. Ricordo che era il 1989 facevo quinta elementare, e tramite, grazie alla maestra Carla Boggio che insegnava italiano a Sant'Andrea. Avevamo istituito con noi, classe quinta elementare, una settimana dove ospitavamo i ragazzi francesi a casa nostra. E, ed è stato molto bello, e da qui è nata questa condivisione del gemellaggio. E mi ricordo che c'era come sindaco Giovanni Giolitto, eravamo, avevamo fatto diverse iniziative, avevamo eh, fatto dei giochi giocando a calcio, tennis, poi dopo eravamo andati anche in là a Sant'Andrea a giugno, non mi ricordo di preciso la data però era molto bello e sono orgoglioso di essere adesso assessore del comune di Valperga e ricordare questo momento di tanti anni fa, perché ero un ragazzino, come ho detto prima. Un momento appunto di gioia, di condivisione con eh, la Francia, con eh, Sant'André e appunto, come dicevamo prima anche col sindaco, un bel messaggio importante eh, dove il rapporto tra le varie nazioni deve essere sempre di pace e di cordialità. Deve essere un momento di pace soprattutto perché come ha giusto ricordato il nostro sindaco Walter Sandretto stiamo vivendo un periodo assurdo perché siamo nel 2022 e non è giusto che ci siano ancora le guerre. Spero che questi segnali non arrivino soltanto da noi politici piccoli ma arrivino anche ai politici grandi perché non è giusto combattere senza Mm, perché